Questo è Apple Watch 6. Questo è il Fitbit Versa 3. Questo è uno smartwatch. Questo è uno sportwatch. Perché vi dico tutto ciò? Beh, la differenza è fondamentale per capire appieno la recensione di Fitbit Versa 3. Ultimamente ci ho preso gusto a rompere le scatole. Ho sbagliato anche questa volta. E questo invece, ragazzi, è il contenuto della confezione del Fitbit Versa 3. Qui c'è il caricabatteria, qui c'è il Fitbit e qui c'è il cinturino. In realtà il cinturino c'è sempre, questo è semplicemente più lungo, quindi due dimensioni diverse a seconda del vostro polso. Naturalmente la prima cosa da fare è metterlo sotto carica e io adesso lo vado a caricare. Come potete vedere è magnetico e subito si posiziona da solo. E ti pareva che non mi arrivava scarico? Vabbè, lo lascio un po' a caricare. Il display non è niente male, è più squadrettato rispetto all'Apple Watch, però davvero niente male. Adesso però andiamo ad allenarci, questa è la schermata dell'allenamento appena iniziato. C'è poi una cosa che volevo mostrarvi. Allora, faccio un attimo un po' più su la manica. Guardate, ci sono due modi per attivare lo schermo. Il primo è girare e così voltare il polso. Se fate caso, vedete, non è proprio immediato. Il più delle volte impiega un secondo per accendersi. Il secondo modo per attivare lo schermo è tenere premuto questo pulsante che vedete qui. In realtà non è un vero e proprio pulsante come la Digital Crown magari dell'Apple Watch, quindi dovete davvero tenere ben premuto, premere con più pressione e con tutta la superficie del dito per attivare lo schermo. Lo stesso pulsante serve poi magari a tornare indietro da un'altra schermata in questo modo. Quindi diciamo, è un pulsante che dovete fare un po' pratica per imparare ad utilizzarlo bene. All'inizio vi troverete un po' disorientati, soprattutto se avete un Apple Watch, avete usato comunque come me un orologio smartwatch con una Digital Crown o dei pulsanti diversi, però per il resto, vi ripeto, guardate sempre il secondo che non è che mi convince fino in fondo questo sistema, ma bisogna abituarsi. Io ho appena finito di allenarmi poi e volevo mostrarvi cosa vi porta qui nei widget che io ho impostato, questi widget, tutte le informazioni e come potete osservare c'è anche l'allenamento della giornata, ma se volete tutti i dettagli dovete andare per forza ad aprire l'applicazione che troverete appunto installata sul vostro smartphone o Android o iPhone come me in questo caso, e quindi aprire l'app per avere tutti i dettagli, ma purtroppo dovete farlo per forza da telefono. Per quanto riguarda l'allenamento, abbiamo preinstallate queste funzionalità. Io ho appena terminato l'allenamento a circuito, però trovate anche arti marziali, bici, bootcamp, camminata, corsa, ellittica, esercizio a intervallo, golf e tanto altro. Quindi basterà impostare l'allenamento, come in questo caso vi faccio vedere una simulazione. L'allenamento inizierà immediatamente e poi dalla schermata che troverete potete scorrere a sinistra o a destra per cambiare, non so, alcune tipologie di informazioni che vengono mostrate a display, come l'ora corrente, le calorie consumate e il battito cardiaco. Qui invece trovate il timer con i secondi che sono passati da quando avete avviato appunto il vostro allenamento. Naturalmente poi possiamo anche cambiare le watch face, ovvero il quadrante. In questo caso ne ho approfittato e ho messo un bel quadrante in stile Halloween. Vi mostro adesso invece un po' come funzionano i comandi, o meglio le gesture. Quindi uno swipe dall'alto verso il basso vi fa accedere alle notifiche, invece dal basso verso l'alto potete accedere a tutte le informazioni degli allenamenti, dei passi, delle calorie, del giorno corrente. Tornando indietro sempre a questo pulsante qua che vedete, io non riesco proprio ad abituarmici. Tornando indietro potete fare uno swipe da sinistra a destra per arrivare nel centro controllo e quindi scegliere ad esempio qui se avete il display always on oppure no. Io lo tengo disattivato così la batteria dura anche di più. Andando invece a destra potete accedere a tutte le app e ciò che mette a disposizione questo Fitbit, che guardate qui ha preinstallato anche Alexa oltre che il Google Assistant. Fitbit Versa 3 è un prodotto valido, a me comunque è piaciuto, ma non è un prodotto che acquisterei e vi spiego anche il motivo. Mi ricollego infatti a ciò che ho detto all'inizio del video. Uno, in questo caso il Fitbit, è uno smartwatch. L'Apple Watch, che invece utilizzo tutti i giorni, è uno smartwatch. Per il mio utilizzo preferisco uno smartwatch perché ho bisogno di avere le notifiche e non solo di SMS e chiamate, perché infatti
sul Fitbit Versa 3 non potete ricevere notifiche per app di messaggistica come WhatsApp, e questo comunque è una mancanza per chi vuole acquistare un prodotto simile ma vorrebbe qualcosa con funzionalità più da smart per quanto riguarda tutti i giorni, caratteristiche che possono tornare utili ad esempio per tenere sotto controllo messaggi che appunto di messaggistica oramai sono fondamentali. Le performance sono buone, la batteria è quella che veramente mi convince di più, infatti vorrei questa batteria che dura dai 2 ai 6 giorni a seconda se utilizzate l'always display on oppure no, o comunque sfruttate al massimo gli allenamenti, quindi vi allenate spesso con il Fitbit Versa 3, e quindi come vi dicevo la batteria è il punto forte che vorrei anche sul mio Apple Watch. Il problema è che uno ha una batteria un po' scarsa, l'altro ha un'ottima batteria, ma ci sono altre cose che non mi piacciono. Non mi piace la gestione del cinturino, perché può sembrare banale, ma i cinturini di Apple Watch sono veramente qualcosa di formidabile, sono molto comodi, poi questo design più squadrettato ci si abitua, però sono abituato magari alla forma un po' più rettangolare. La cosa che proprio non mi convince è questo pulsante laterale che dobbiamo veramente spingere bene e coprire tutto il dito. Bisogna fare pratica, come vi ho detto, e diciamo che dopo un paio di giorni a me continua a non convincere al 100%. Grazie all'app di Fitbit poi potete fare tantissime cose, questo è un punto a favore. Per quanto riguarda il fitness, lo sport è veramente, credetemi, formidabile. C'è un coach virtuale, potete monitorare i vostri allenamenti, c'è il conteggio delle calorie, c'è tutto quello che uno sportwatch dovrebbe avere. È resistente anche all'acqua, all'immersione, ma soprattutto ha una cosa formidabile, il GPS. Quindi se voi siete persone che hanno bisogno di un GPS su uno smartwatch, in questo caso uno sportwatch, allora questa è una scelta fondamentale, perché il Fitbit Versa 3 ha il GPS. Dunque non siete schiavi del vostro smartphone, ma potete andare a correre dove volete e avere tutte le informazioni che si hanno di solito con un GPS direttamente sincronizzate qui su, senza aver bisogno di sincronizzare con il vostro iPhone o il vostro Android. Quindi lui ha un GPS autonomo che sfrutta. Il sistema in sé per sé funziona bene, non è lento, però come devo dirvi, non mi dà quella sensazione di velocità che invece trovo appunto sul mio Apple Watch. Quindi diciamo che non boccio il sistema, non boccio le performance, però se provo appunto il mio Apple Watch ho quella sensazione di velocità che qui non ritrovo. Ecco, i sensori sono tutti sul retro, funzionano bene. Poi volevo comunque precisare una cosa, con Apple Watch posso rispondere alle telefonate, qui posso ricevere una notifica di chiamata, ma non parlare tramite lui, bensì solo tramite iPhone, quindi anche questa per me è una mancanza. In conclusione quindi, cosa posso dirvi di un Fitbit Versa 3? Punti a favore, come vi dicevo, batteria, GPS e comunque un preciso conteggio di calorie, passi e tutto ciò che vi serve per il fitness. Se cercate un compagno per i vostri allenamenti, questo è fondamentale, è formidabile, quindi sì, ve lo consiglio. Se invece cercate qualcosa più da tutti i giorni, avete più bisogno di, diciamo, aspetti legati alla messaggistica, qualcosa che si avvicini più a uno smartwatch che a uno sportwatch, allora no, non mi sento di consigliarvelo, anche perché 229 euro non sono proprio pochi. Però ripeto, se siete amanti del fitness, se sapete che dovete sfruttarlo tantissimo per il vostro sport, che siano attività a corpo libero, che siano arti marziali, corsa, nuoto, lui è veramente ottimo. Anche per oggi ragazzi ho detto tutto, ho parlato abbastanza, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, lasciate un commento e vi risponderò. Nel frattempo mi rimetto le polucce, noi ci vediamo al prossimo video.